Benvenuti al documentario sulla Dama del Mali, una delle meraviglie naturali più sorprendenti e misteriose del mondo. Situata a 1500 metri di altitudine sul Monte Laur, questa scultura impressionante, di una donna straordinariamente bella, è stata scolpita nella roccia dall'erosione del vento nel corso dei secoli. Tuttavia, questa non è solo una storia di bellezza naturale, ma anche di scoperte scientifiche e misteri insolubili. Seguiamo il professor Angelo Pitoni, un geologo e scopritore di reperti archeologici unici, nel suo viaggio verso la scoperta della Signora del Mali e del misterioso ritrovamento della Skystone, che sembra essere collegato ad essa. Scopriamo insieme il passato di questa fantascientifica civiltà e la possibile origine dell'incredibile pietra blu, che ha lasciato molti ricercatori perplessi. La Dama del Mali. È l'immagine di una donna straordinariamente bella, scolpita nella roccia dall'erosione del vento nel corso dei secoli, e visibile da lontano nella sua interezza. Si trova su una parete rocciosa alta sopra un abisso. La testa è alta circa 25 metri, mentre l'intera scultura è alta circa 150 metri. Il professor Angelo Pitoni, una persona fuori dal comune, geologo della FAO, botanico, scopritore di miniere di smeraldi, esperto in pietre rare, esploratore di luoghi remoti e scopritore di reperti archeologici unici. E prima di essere tutto ciò, Pitoni è stato anche medaglia d'oro della Resistenza e comando delle Special Forces inglesi, e dell'USS americano, antenato della CIA. Fu colpito dalla febbre del Regno Perduto, dopo aver svolto i suoi doveri nella Repubblica Africana della Guinea. Il suo interesse per la storia antica è nata nel 1991, dalla scoperta totalmente fortuita di alcune statuette enigmatiche, dall'aspetto deforme, che la gente del luogo chiama anomali. Tali statuette furono scoperte anch'esse anni prima, ed alcune di esse si trovano al British Museum di Londra e al Musée de l'Homme di Parigi, dove non è stato possibile attribuirle a nessuna cultura africana conosciuta, e alla fine le statuette finirono per essere dimenticate. La scoperta delle statuette fu seguita dalla scoperta completamente inaspettata della gigantesca statua sulle montagne della Guinea. In una intervista, il geologo stimò che la Dama del Mali potesse avere circa 20.000 anni, deducendo ciò attraverso lo spostamento di una faglia rocciosa. Il geologo rafforzò la sua convinzione con un oggetto straordinario. Mentre faceva una prospezione del sottosuolo, Pitoni incontrò un capotribù, che gli parlò di un'antica civiltà di angeli caduti, che la fece precipitare sulla terra, trasformando le stelle in diamanti e il cielo in una pietra blu. La pietra blu, simile al turchese ma molto più pura, è stata sottoposta ad esami al rientro in Europa di Pitoni. L'analisi ha mostrato che il 77% della pietra è ossigeno, e la restante percentuale è divisa tra carbonio, silicio, calcio ed altri elementi irrilevanti. La datazione della composizione organica della pietra indica che risale tra 15.000 e 55.000 anni. Il mistero si infittisce se si considera che l'ossigeno non dovrebbe costituire una pietra, e che il colore della Skystone non è giustificato dalla sua composizione chimico-organica. Ulteriori test non hanno fornito spiegazioni sulla composizione della pietra, e le analisi di acidi e riscaldamento fino a 3000 gradi Celsius non hanno danneggiato o modificato la pietra. Inoltre, la polvere risultante dal pezzo di pietra polverizzato al microscopio era priva del colore blu-azzurro della pietra originale. L'unico fatto certo è che questa pietra non è stata creata dalla natura e non ha avuto origine sulla Terra.
Sebbene alcuni ricercatori credano che la Skystone sia un artefatto, non ci sono ancora risposte chiare sulla sua origine, o sulla civiltà che potrebbe averla prodotta o importata. La Dama del Mali sembra essere logicamente collegata allo Skystone, disegnando i confini di un'antica civiltà avanzata che si estendeva dalla Sierra Leone alla Guinea, risalente a un periodo che va dai 12.000 ai 35.000 anni fa. Questa è una possibilità molto concreta, poiché esistono reperti archeologici che testimoniano l'esistenza di civiltà avanzate nel mondo in quel periodo, come dimostrato dalle numerose strutture subacquee al largo della costa di Cuba, e dall'enorme struttura sotterranea di Yonaguni, in Giappone, entrambe il risultato di civiltà avanzate sviluppatesi nell'ultima era glaciale, risalenti tra i 12.000 e i 35.000 anni fa. A questo punto è chiaro che anche in quelle parti dell'Africa c'è stata un'antica civiltà evoluta ormai dimenticata. Forse l'Atlantide, di cui esistono ampie tracce concrete, come i resti di materiali artificiali e l'enorme scultura scoperta da Angelo Pitoni. Pertanto, è ovvio che una tale civiltà abbia lasciato altre tracce, costituite dall'ampia area in cui sembra essersi sviluppata, ma non dovrebbe sorprendere il fatto che non sia ancora stata trovata. Dal momento che le ricerche archeologiche in questa zona continuano a non produrre nulla. Angelo Pitoni è purtroppo morto, pertanto spetterà ad altri svelare i misteri delle sue scoperte. Se si vuole essere scettici, si può obiettare che alla fine rimane da chiarire se la Dama del Mali sia davvero una struttura di origine artificiale o sia un incredibile scherzo della natura, ma davanti alla Skystone sembra cadere anche lo scetticismo più duro.